Salve a tutti, allora se non, vi, non l'avete visto vi rimando al mio video in cui presento e vi parlo un pochino della Psych Changeling serie di Nalini Singh, troverete il link nell'info box qui sotto, okay? mentre in questo video vi parlerò in particolare della mia recensione del suo ultimo libro, Alpha Knight, che è il quarto libro della Trinity serie. O, se volete il diciannovesimo libro della sua Psyche Angelin serie, perché io considero la Trinity serie semplicemente un proseguio della Psyche Angelin, non ci sono salti temporali, i personaggi principali sono sempre quelli, quindi per me è come se fossimo al diciannovesimo libro invece che al quarto di una nuova serie. Ok, eh, allora Alpha Knight rientra in un, in un trend di Nalini. Eh, c'è alla classica trama dei libri della Psyche Abbiamo il clan dei lupi, sempre un clan di lupi perché esistono tante razze di, di Changeling, ma sempre nei lupi andiamo a, a parare al 90%. Se non altro è, è un altro clan. Non è il clan di Oak, ok, ma è il clan di Selenka. Siamo in Russia quindi siamo a, ancora in Russia. Ok, è un altro clan. Ehm però i clan di lupi sono più o meno si assomigliano tutti. Okay. E la protagonista appunto della coppia principale del libro è Selinka, l'alfa del clan, perché parlare degli alfa è sempre più interessante che parlare degli altri. Cangeli. Mentre a livello del suo, della sua controparte, dell'altra parte della coppia, abbiamo Ethan, che è una delle arrow, quindi un membro della forza combattente, spionaggio, gruppo, degli, degli psy che è stato trattato molto negli ultimi libri di, di Nalini e per molto intendo in tutti cioè, eh, all'inizio sembra che manchi un empate nella coppia perché in tutti gli ultimi libri di, di Nalini c'è un empate al 90% ma in realtà poi si vedrà che ehm, l'empate c'è perché non poteva mancare neanche in questo libro. Ma an andiamo per gradi. Allora, abbiamo Selenka e Ethan che si incontrano appunto a una, degli, una delle assemblee eh, della, della Trinità, cioè appunto quell'organo politico comune alle Tre Lazze. Eh, Changerin Umani e Psi, che è nato appunto dopo quello che è successo alla fine della serie Psi Changerin. Per cui vi rimando di nuovo al mio video sulla serie. Eh, e subito, instant love. <ride> Come capita spesso ai Changerin, quando i due si incontrano durante uno dei. Degli attentati terroristici di chi non vuole che la Trinità abbia successo come progetto politico. Eh, è chiaro subito a Selenka che lui è il suo mate, cioè il suo compagno predestinato. Il suo, la sua parte animale lo riconosce subito e anche Ethan lo, lo sente subito. E nonostante abbia dei gravi problemi psicologici, perché è stato tenuto prigioniero mentalmente e fisicamente fin da piccolo. Da uno dei cattivi della serie ehm, per anni e anni e anni, anni e quindi non senta le em emozioni, nonostante non ci sia più il silenzio, ehm, eh, appena mh, vede Selinka, toppa, il mondo torna con le emozioni cioè Non proprio subito, subito, ma insomma, è chiaro che succede più o meno questo, e subito i due accettano abbastanza facilmente il, il fatto di essere compagni pre, pre, predestinati. A lei lui piace, fisicamente non è male, è lo stesso per lui, insomma. Eh, la trama del libro eh, vede appunto um, due filoni. Abbiamo il filone che comunque riguarda la serie e quindi questo, questi attacchi terroristici fatti dal, dal consorzio, che è guidato da questa figura misteriosa, questo cattivo mi, misterioso che è l'architetto, che è un sì, che fa questi feroci attacchi sia uh, sul mondo fisico che sul mondo mentale, sulla, sulla PsyNet, per minare questa forza politica e per prendere, il potere al, a livello della razza psi eh, quindi c'è questa trama in cui i nostri cercano nuovamente di in indagare scoprire l'identità dell'architetto cercano di eh, salvare più vite possibili in questi numerosissimi attentati e gli, gli attentati all'interno di questo singolo libro se non erano 5 o 6 più o meno siamo lì, quindi capite che a livello di trama non è che rimane molto spazio per altro. E, mh, capire chi è, come fa a fare questi attentati, ma anche se prendono dei suoi affiliati non gli sanno mai dire niente perché anche all'interno di questa organizzazione vale molto la, la segretezza. E anche se in questo libro appare molto più ehm, apparente, cioè, diventa molto più chiaro il fatto che l'architetto abbia dei seri problemi. Mentali come si era già intuito dal fatto che non si faccia problemi a uccidere migliaia e migliaia di persone per i suoi scopi appare chiaro che è proprio pazzo o pazza meglio e che sì non, non agisce per cattiveria in parte agisce proprio perché secondo, cioè, secondo, è proprio pazza e basta nel senso. non si rende neanche conto di quello che fa ad un certo livello ad un certo livello sì ma ad un certo livello sembra no quindi dal mio punto di vista di lettore vedere un, un cattivo che non agisce con cognizione di causa ma solamente perché ha probabilmente diventato pazzo a causa dei problemi della PsyNet, perché effettivamente ci sono dei, dei problemi reali nella PsyNet non creati dal, dal consorzio ma creati dal silenzio in tutti gli anni in cui è stato attivo, comincia... a un po' anche a farti pena sta figura dell'architetto perché dici nel momento in cui è, è, è caduto il silenzio questa qui si è trovata tutti questi poteri che non aveva prima ed è impazzita come è successo ad altre persone non è neanche colpa sua se è impazzita no? però il fatto che sta uccidendo migliaia e migliaia di persone alla volta è un po grave e va fermata eh, e questo il lettore lo sa perché, perché all'interno del libro ehm, Vediamo anche il punto di vista dell'architetto, che come capirete non è il massimo della chiarezza, essendo lei sembra adesso sembra chiaro che sia pazza. Ehm, poi l'altro filone della trama è eh, beh, il, il mating: il fatto che i due Ethan e, e Selenka diventino compagni, e un filone all'interno del clan di, di Selenka, dove appare chiaro che c'è un, un traditore, c'è qualcuno che sta creando problemi all'interno del, del suo clan. Che praticamente già lei sa chi è, cioè, a, a grandi linee, fin dall'inizio si sa chi è, non è un gran segreto, eh? cioè, perché, vabbè, insomma. però insomma, comunque è un filone che rende più interessante il fatto che i due si conoscono e ci permette di sapere molto in, in, in poco tempo del, del passato di, di, di Selenka, questo traditore perché altrimenti l'autrice non avrebbe avuto modo di farcelo conoscere tra tutti questi attentati e tutto lo spazio dedicato al fatto che Ethan ha dei problemi psicologici, non solo dovuti al fatto che è stato prigioniero, ma al fatto che c'è qualcosa che non va nella, nella sua mente, sente di avere dei, dei poteri che premono, che premono per uscire, che premono per uscire e lui non li vuole far uscire per paura di ammazzare qualcuno con questi nuovi poteri, pensa che siano poteri che sono stati risvegliati dai problemi della PsyNet ma invece dopo si scoprirà che sono dei poteri latenti che non sono stati bloccati in parte da lui stesso e in parte dai suoi carcerieri ma che non fanno male a nessuno se imparerà ad usarli. Il libro in linea di massima mi è piaciuto, nei libri dove parla dei, dei cengeli, lupi e leopardi secondo me sono i suoi migliori Tornano molti personaggi già nati: Krajcek, Nikita, la madre di Sasha, che è l'empate del primo libro, e comunque è uno dei personaggi miei preferiti della serie, e vorrei che gli dedicasse un libro che dedicasse un libro solo a lei, e alla suo e la sua simpatia eh, per il capo del clan dei Veggenti Psi, sì, ma finora non sono stata ancora contentata e praticamente scopriamo che i, I poteri di Memory, la protagonista del libro precedente, Wolfrain, I, i poteri di Ethan, protagonista del libro Alfanet, e i poteri di Nikita, che finalmente forse mi tornerà in auge. Posso cominciare a sperare, un libro de dedicato a lei, hanno qualcosa in comune. Cioè, tre, queste tre persone per adesso sono gli unici che riescono a vedere in cosa consistono gli attacchi psi psichici alla PsyNet che fa l'architetto in prima persona. E scopriamo che eh, ci sono tipo dei parassiti creati mentalmente che attaccano l'absinet. È come se il nostro muro di, di mattoni, che già aveva dei, dei problemi perché la malta fra un mattone e l'altro era venuta a mancare con la mancanza degli empati e con la mancanza delle altre razze all'interno dell'absainet, non solo ha quei problemi lì, ma deve anche fronteggiare un problema di termiti. Che, che stanno mangiocchiando le assi di legno che aiutavano a tenere in piedi questo povero muro. Ok, e, e questi termiti, questi parassiti, sono proprio a forma di insetto, però per adesso solo eh, Memory, eh, Ethan e Nikita li, li vedono e quindi solo loro possono. Aiutare gli altri a, a combattere. Ma purtroppo è anche vero il fatto che sono gli unici che li vedono e gli unici che possono combatterli con il loro potere mentale. Allora il fatto è che Ethan e, e Memory hanno un tipo di potere comune, si, si scoprirà, ma si pensava invece che Nikita avesse un altro tipo di potere. Del tutto staccato dall'empatia, cioè quindi mentre Mem e qui giù con spoiler di nuovo. Quindi mentre Memory e Ethan hanno in comune la branca dell'empatia, anche se Ethan ha anche il suo potere più forte un altro eh, Nikita non si è mai saputo che avesse l'empatia e, e non sembra ce l'abbia, anche se, però ricordiamo che ha avuto una figlia empaty. Quindi, se magari lei non ce l'aveva di suo, geneticamente forse portare in grembo. Sasha, per nove mesi, un cardinale empate l'ha cambiata a livello fisico e mentale. E quindi, qualcosina. E il suo potere legato ai virus mentali, che si è sempre saputo che aveva ed è letale, le permette di vedere questi insetti che lei descrive come i suoi stessi virus ingigantiti. Quindi, cos'è il fatto? Eh, o quello che io come lettrice posso cominciare a supporre. Posso cominciare a, a supporre che le nuove abilità mentali che sono scaturite nell'architetto, che abbiamo scoperto che è una donna psi sì, impazzita, eh, potrebbero essere simili a quelle di O'Memory o Nikita o Ethan. E penso che l'autrice voglia anche instillare in, in nel, nel lettore facendoci capire che l'architetto è una donna e avendoci già detto nei libri precedenti che chi soffre di quella pazzia dovuta alla caduta del silenzio, dovuta alla nascita di nuovi poteri all'interno di uno stesso individuo che lo fanno impazzire e, e, e che viene chiamata Sindrome Scaraba, tra l'altro. Eh, potrebbe essere Nikita stessa. Secondo me Nalini sta cercando di eh, metterci questo dubbio per creare un po' di suspense, ma io non, non me la bevo. Mi, mi dispiace Nalini, ma eh, mi hai portato per 19 libri fino adesso facendomi capire che Nikita è uno dei buoni in fondo e io non riesco a avere il dubbio che sia lei l'architetto, proprio non ce la vedo però potrebbe essere qualcuno leg legato a lei, effettivamente, o magari qualcuno che proprio non è mai apparso nella serie, ma che scopriremo avere dei collegamenti con qualcun altro, probabilmente. E vedremo quello che succederà. Allora, eh, cosa devo dire? Il libro, come vi dicevo, mi è piaciuto a livello di libro, non è all'altezza di altri libri della serie, ma nessuno dei quattro libri della Psych Angel in Trinity è all'altezza dei libri della serie principali, per me fino adesso. Il migliore, dal mio punto di vista, ad oggi, della serie Trinity, è stato Wolf Reign, quello di Memory. E quello che mi è piaciuto di più, questo, Alpha Knight è veramente troppo, troppo, troppo simile a... Ad altri libri, c'è Ethan che ancora ha paura che morirà da lì a tre giorni perché aveva paura di avere la, 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 la sindrome Scarab, è troppo già sentito. Eh, non. Questo fatto di avere già vissuto e anche il fatto del traditore all'interno del clan dei lupi era una cosa già vista e, e già sentita. Sì, l'abbiamo già vista in altri clan, però siamo sempre lì. Questo veramente aveva troppo, troppo di già sentito. Per i miei gusti, è scritto bene. I personaggi sono anche simpatici e in interessanti. Mi ha fatto piacere rivedere Sasha, Nikita, Krajcik. Ma mi ha fatto più piacere l'intervento di Nikita che tutto quello che è successo e, e si e questo è un, è un chiaro sintomo che il libro di sé per sé non mi ha veramente preso. Mi ha preso nella sua importanza a livello della trama principale che ci portiamo dietro da 19 libri, ma non per se stesso e non per i suoi personaggi. Quindi spero nel prossimo libro e spero che ci sarà un libro per Nikita.